Lo conoscerete sicuramente tutti. Gli inglesi lo chiamano Jumping Jack, i francesi Panton, in Italia non lo so, per cui benvenuti al tutorial per costruire un salterino da parete. Materiali: cartone, pennarello, spago, forbici e opzionalmente fermacampioni. Questo è lo schema base per un salterino. Nelle crocette vanno i fermacampione o i nodini per creare le articolazioni. Il filo verde indica come legare lo spago. Usatene tre pezzetti, due per accoppiare braccia e gambe ed uno più lungo per collegarli tra di loro. Siamo pronti a creare i nostri burattini di cartone. Possiamo farci ispirare da personaggi classici o anche quelli un po' più classici o divertirci a ricreare il nostro supereroe preferito. Uno spettro si aggira per l'Europa! Ok, ora sapete tutto. Se siete dei geni del disegno, è il momento giusto di dar libero sfogo alla vostra fantasia e creare qualcosa di unico. Se invece vi sentite più vicini agli incisori rupestri della Valcamonica, ma avete una stampante, cercate sul vostro motore di ricerca preferito l'immagine di un personaggio da stampare ed incollare sul cartone. Potete anche scegliere immagini da colorare. Qualunque sia l'immagine, ricordate sempre di stamparla almeno in doppia copia. Una copia servirà per il corpo e l'altra per gli arti. Ultime tre indicazioni. Un pezzetto di spago con due nodini sostituisce il fermacampione. Non stringete troppo, le articolazioni vanno lasche. Prima di fare i buchi, assicuratevi che gli arti non si tocchino tra loro in rotazione. Abbiate pazienza, i nodini ve ne richiederanno parecchia. Se qualcosa non va, non perdetevi d'animo, osservate, smontate, sistemate e rimontate. E ecco fatto, e il salterino è pronto. Appendetela al muro e godetene. Grazie a tutti per aver guardato fin qui. Se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao!